Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa seconda puntata dedicata ai materiali di impiego aeronautico. Nella scorsa puntata abbiamo visto come uno dei parametri più importanti per la scelta di un materiale aeronautico sia il rapporto tra la resistenza e il peso. Un materiale aeronautico deve essere leggero e resistente. Abbiamo anche visto come, ad esempio, un acciaio, che è il re dei materiali in ambito meccanico, abbia un rapporto resistenza-peso di 0,065 per un acciaio S355, che è uno dei più utilizzati, avente un carico di rottura di 500 N su millimetro quadrato e un peso di 7800 kg a metro cubo. E lo abbiamo confrontato con un altro materiale, l'abete rosso, un legno, la cui resistenza a trazione a rottura è pari a 41 N su millimetro quadrato e il cui peso sia pari a 440 kg a metro cubo. E abbiamo visto come il legno abbia un rapporto resistenza-peso pari a 0,095 e quindi migliore rispetto a quello dell'acciaio. Ossia, in pratica, il legno risulta essere un materiale di impiego aeronautico migliore dell'acciaio per quanto riguarda il punto di vista strutturale. Gli aerei costruiti in legno in ambito aeronautico sono ancora molti, ma ovviamente, come tutti voi sapete, la maggior parte degli aerei in circolazione non sono costruiti in legno. Uno dei materiali più utilizzati sicuramente per la costruzione di aeroplani è l'alluminio e ci sono delle leghe proprio dedicate all'ambito aeronautico, come ad esempio l'Avional 2024, che è una lega di alluminio e rame. La resistenza meccanica dell'Avional 2024 a rottura è di circa 440 N su millimetro quadrato, per un peso di 2800 kg a metro cubo, e questo fa sì che il rapporto resistenza-peso sia pari a 0,157 e quindi migliore di quello del legno. Ma vi voglio presentare anche un altro materiale che è utilizzato in aeronautica, ma non tanto quanto l'alluminio, e scopriremo poi nel corso delle puntate per quale motivo, e sono le leghe di titanio. In particolare prendiamo in considerazione ad esempio una lega di titanio-alluminio, la cui resistenza a trazione a rottura è pari a 902 N su millimetro quadro e il cui peso è pari a 4400 kg su metro cubo. E questo fa sì che il suo rapporto resistenza-peso sia pari a 0,204 e quindi superiore a quello dell'alluminio, che però, come vi ho detto, è più utilizzato del titanio e scopriremo più avanti per quale motivo. Infine, vi voglio presentare un materiale che è rappresentante della sua famiglia e che voi sicuramente lo conoscete già, almeno per sentito dire, e si tratta delle fibre di carbonio. La fibra di carbonio e le fibre in generale hanno delle resistenze elevatissime. Una fibra di carbonio può, diciamo, mediamente avere un carico di rottura di addirittura 4000 N su millimetro quadro, il che significa che un filo di carbonio di un millimetro quadrato di sezione riesce a tenere un carico di circa 400 kg. E il carbonio, fate conto, che ha un peso specifico di circa 1600 kg a metro cubo. Dico circa perché dipende molto da come viene lavorato. Se quindi andiamo a calcolare il rapporto resistenza-peso della fibra di carbonio, 4000 diviso 1600, andiamo a valori di circa 2,5, che situano questo materiale sicuramente al vertice dei materiali di impiego aeronautico per quanto riguarda la caratteristica del rapporto resistenza-peso. E con questo per oggi abbiamo concluso. Io vi ringrazio di avervi seguito e vi ricordo che se vi piacciono i contenuti che vi propongo e volete partecipare alla crescita di questo canale, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace su questo video e a condividerlo. Ringrazio tutti quanti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!